Ultima storia della modalità campagna di Battlefield 1, nulla è scritto. Nei deserti Iniziamola. d'Arabia dilagava un'insurrezione già prima del mio arrivo in Francia. Tribù di beduini si erano unite per combattere una guerra molto diversa da quella delle nostre trincee. Con unità piccole e mobili sfidavano la potenza di un impero, tutti quanti uniti dalle idee di un solo carismatico guerriero. Idee di libertà e di cambiamento. Nascosto in piena vista, unisciti a Lawrence d'Arabia nella sua campagna nel deserto. Quindi sarà ambientato nel deserto questo. Ok, partiamo. Quindi ho solo fucili e cavalli. Perfetto. Ok, in qualche modo ce la faremo, tranquilli. Il deserto arabo. Un oceano di dune in costante movimento e rocce bruciate dal sole. Sotto le dune infinite, il petrolio, l'oro nero, la linfa vitale delle macchine del nuovo secolo. Per oltre 400 anni, l'impero ottomano ha governato queste terre, controllando tutto ciò che vi si trovava. Ma il dominio ottomano non è incontrastato. Piccoli gruppi di beduini ribelli si sono uniti per rovesciare l'impero. Colpiscono senza preavviso, per poi svanire nel deserto. Al loro fianco c'è un ufficiale inglese, le cui gesta gli sono valse una certa notorietà. In tutto il mondo è ormai conosciuto come Lawrence d'Arabia. Nel deserto bisogna pianificare con cura e poi sperare anche nella fortuna. E la fortuna è stata dalla nostra quando abbiamo saputo di un treno ottomano deragliato con a bordo un carico prezioso. Che carico c'è? Una piccola pattuglia si è unita agli ottomani sopravvissuti all'incidente. Insieme hanno sorvegliato l'area in attesa di rinforzi. Attacchiamo un po' di persone qui. Perché è vestito diverso. Quanti sono? Il cavalluccio. Finiti? Ok, andiamo. Che armi c'ho? Solo il coltello. Madonna, addirittura così Un guerriero cattivi. solitario ha un vantaggio rispetto a un nemico numeroso. Può restare Oh, invisibile. questo gira dall'altra parte. Io voglio ammazzare questo però. Sta già abbassando. Stai da solo, no? La tribù hanno combattuto a modo loro, con le loro armi. Resistenza, intelligenza e coraggio erano le loro risorse principali. Questo vorrei ammazzare pure questo, però l'obiettivo è di qua. Però come al solito a me piace ammazzarli tutti, sti stronzi. Vediamo se riesco a prenderlo da quest'altra parte.
se salgo sul cavallo però che cazzo faccio? Ah, qua c'è pure la torretta. E voglia di fa un macello. Che è questa mitragliatrice? C'è qualcos'altro? Non ho visto? No, non hanno visto. Stanno a parlare tra di loro. Ah, tempesta di sabbia, perfetto. Pensavo che sarei camuffato meglio. Potrei mettere. Allora, intanto posso ammazzare questo. Ebbene. Ammazzo pure questo. Oh cazzo, mi hanno visto. Mi piace ammazzarli tutti. Sparo in faccia, ti sparo. Oh, chi è? Cazzo, qua mi bombardano questi stronzi. Niente, sti stronzi. Oh, non sta male questo. Aia. Sta troppo lontano forse. Oh. Quante armi ci avevo? Oh cazzo! Cambia così l'arma. Cazzo, quello mi sta a bombardare. Questo però morto. Ancora ammazzare tutti. Perfetto. Allora, facciamoci un po' un giretto. Dai che devo andare di là. Minchia, non si vede niente. Lanciavano le bombe, maledetti. Qua che c'è? Adesso non c'è niente da prendere. E vabbè, un po' di munizioni. Lì era dove stavo prima, mi sa che c'era il cavallo, giusto? Sì, ok. Andiamo allora. Passare dal tetto, penso mi posso arrampicare.
Quindi non vedo un cazzo. Trovato il libro. Ah, cazzo, Vieni fuori, è cazzo. finita! Non pensavi che saremmo stati abbastanza veloci da raggiungerti, vero? Lawrence d'Arabia. Ah, non ero da solo allora. A dire il vero, era esattamente quello che speravo. Lawrence. Molto astuto davvero. Ora il cacciatore è divenuto la preda. E tu saresti? Oh, come sei incantevole. Ahmed. Sarei libera se non fosse per uomini come te. Libera, eh? Sarai libera solo da morta. E posso assicurarti che l'impero ha intenzione di donarti questa libertà molto presto. Anche ora, una macchina di distruzione flagella il deserto, annientando i vostri alleati, le vostre famiglie, le vostre case, i vostri uomini. Presto non avrete dove fuggire, né dove nascondervi. Tutto ciò che conoscete e tutto ciò che amate verrà distrutto. E voi sarete liberi di morire. Dai così, brava. Quindi controllo Zara. No, controllo Lorenzo d'Arabbia. Senti, capisco che vorresti solamente strappare la carne dai piedi di quell'uomo per poi mandarlo nel deserto a morire completamente nudo. Ma pensaci bene. Hai ragione. Chiedo scusa, la mia amica a volte è un po' brusca. Adesso tu mi dici come eludere il tuo treno. Così noi lo attireremo in trappola. E lo distruggeremo. Impossibile. Anche solo per comunicare con il treno, vi servirebbe un libro con dei codici di comunicazione. Oh, come ce questo l'abbiamo. intendi? Non potrete mai fermare le macchine e il progresso. Un giorno il mondo intero vi strapperà queste terre e il prezioso oro nero nascosto sotto la sabbia. Lo vedremo, amico mio.